Ben ritrovati amici telespettatori. A pochi giorni dall'anniversario della strage di Via Fani, lo ricordiamo, avvenuta il 16 marzo 1978, strage nella quale fu uccisa l'intera scorta dell'onorevole Aldo Moro. Ehm, e ehm, diciamo nella stessa giornata si è consumato anche il suo rapimento. Ehm, è arrivata una notizia che ha trovato eh, spazio nelle prime pagine solo di alcuni quotidiani di martedì scorso. La notizia è quella della morte di una delle eh, Brigate Rosse, anzi di colei che era considerata il capo della colonna romana delle Brigate Rosse. Eh, il Corriere della Sera titola in taglio alto: Morta Balba Barbara Balzerani, Primula Rossa delle BR, partecipò al sequestro. Moro. E, eh, un altro dei quotidiani che eh, ritiene eh, la notizia importante, tanto da riservare un richiamo in prima pagina, è il quotidiano Il Giornale, che però in taglio basso titola morta la Balzerani, la eh, BR Balzerani, primo la rossa di Via Fani, scomparsa a 75 anni. Ma eh, per capire bene eh, chi è questo eh, personaggio, la sua importanza perché ha ottenuto almeno da due quotidiani la prima pagina eh, martedì scorso. Eh, leggiamo dalla pagina interna eh, del Corriere della Sera un um, articolo, uno stra Stralci di, di un articolo eh, intitolato La compagna Sara da Via Fani alla cattura senza mai pentimento. È morta Barba Barbara Balzerani, ultimo capo carismatico delle Brigate Rosse. E, e L'articolo pone in evidenza il fatto che eh, Barbara Balzerani, appunto eh, come eh, abbiamo letto nel titolo, aveva come eh, nome di battaglia compagna Sara. Era in Via Fani. Si trovava in Via Fani in quel 16 marzo 1978, schierata nel comando che sequestrò il presidente della Democrazia Cristiana. Eh, con, era con il Mitra alla mano a, a chiudere l'incrocio tra eh, la strada percorsa da Aldo Moro e quella eh, da Aldo Moro e della sua scorta, ovviamente cinque agenti sterminati, e l'angolo di Via Stresa. Era pronta a sparare con questo Mitra in caso di necessità ma non servì. E poi fu lei, a quanto pare, a quanto è stato ricostruito, a raccogliere le armi dei compagni venuti dal nord, e subito ripartiti dopo il rapimento, ehm, armi nascoste in un carrello della spesa con il quale attraversò un mercato rionale. Um, ascoltando i primi sbalorditi commenti dei cittadini alla strage appena consumata uh, stralciamo sempre dallo stesso articolo nel giorni del sequestro Moro uh, Barbara Balzerani abitò Insieme a Mario Moretti, il regista dell'operazione, eh, abitò nella base eh, di via Gradoli, divenuta famosa perché scoperta il 18 aprile grazie ad un'infiltrazione d'acqua che allagò l'appartamento di sotto. E ehm, un altro stralcio interessante dell'articolo, nel 1987 la compagna Sara comparve in tv in un'intervista congiunta con Renato Curcio e Mario Moretti per annunciare la fine delle ostilità, o meglio, eh, di, eh, per dichiarare chiusa l'esperienza delle brigate rosse. E quando dopo un altro decennio nel 1999 alcuni neobrigatisti ripresero quel marchio per rivendicare l'uccisione del professor Massimo da Antona Balzerani, che stava usufruendo dei primi permessi per lavorare fuori dal carcere, commentò negando ogni continuità e ogni legittimità della lotta armata alle soglie del nuovo millennio, quindi disconobbe che. L'omicidio d'Antona fosse di origine diciamo delle Brigate Rosse. Dopo un altro lustro, quindi parliamo del 2004, arrivarono la liberazione condizionale e poi quella definitiva. E questo è in pratica il percorso di vita di Barbara Balzerani, percorso che abbiamo tracciato legandolo, proprio perché eh, appunto la sua morte arriva a pochi giorni dall'anniversario della strage di Via Fani al caso Moro. E noi vogliamo approfondire proprio il legame fra eh, le Brigate Rosse, fra, fra la Balzerani, è eh, il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Lo faremo eh, subito dopo una breve pausa pubblicitaria nella seconda parte del nostro teleobiettivo, ascoltando, eh, la, diciamo, ascoltando il parere, ascoltando l'opinione di una eh, studiosa, eh, della dottoressa Ilaria Moroni, che è la direttrice dell'archivio Flamigni di Roma, dove è custodita tutta la documentazione dell'onorevole Aldo Moro proveniente dalla sua famiglia. Restate dunque con noi, ascolteremo questo eh, parere molto importante eh, sulle connessioni fra le Brigate Rosse, Aldo Moro e sulle verità che ancora probabilmente non ci sono tutte per capire che cosa c'è dietro il sequestro Moro, chi sono i reali esecutori, chi sono i reali mandanti, eh, chi sono coloro che in qualche modo eh, anche dietro le quinte hanno avuto un ruolo in questa vicenda. Restate con noi. Come preannunciato prima della pausa pubblicitaria, ci colleghiamo ora con l'Archivio Flamigni di Roma e in particolare con la direttrice Ilaria Moroni. L'Archivio Flamigni, l'abbiamo accennato, lo specifichiamo meglio: ha raccolto i documenti provenienti dall'archivio personale della famiglia Moro, un patrimonio riconosciuto di notevole interesse storico dalla Sovrintendenza Archivistica per il Lazio nel 2012. Il ruolo dei do... del il resto dei documenti eh, dello è conservato invece presso l'archivio centrale dello Stato, lo diciamo per completezza. La prima domanda che vogliamo rivolgerle, a direttrice Moroni, il compito dell'archivio da lei diretto si limita alla custodia dei documenti oppure li studiate questi documenti per poi produrre delle pubblicazioni? Eh, direi entrambe, nel senso che noi conserviamo i documenti anche di altri studiosi che si sono occupati della vicenda del caso Moro e, e mh, oltre a mettere a disposizione le fonti per gli studiosi eh, diciamo, facciamo ricerca e pubblicazioni sul tema. Ecco, la prima domanda che viene fuori il Corriere della Sera eh, nella pagina interna eh, di martedì eh, titola La compagna Sara da via, Fani alla dalla, dalla vi da via Fani alla cattura senza mai pentimento, eppure eh, questa terrorista e anche altri suoi compagni eh, sono stati eh, rimessi prima in libertà vigilata e poi in libertà. Ecco, come mai a suo giudizio si è usata? Tanta clemenza con la Balzerani e per gli altri brigatisti responsabili del rapimento e della morte di Moro. Ma allora, secondo me, il, la vicenda del, del caso Moro è una ferita nella storia del nostro paese. E. Eh, mi preme dire che ci sono noi sappiamo tantissime cose questo è importante alla vigilia del 16 marzo perché spesso una delle cose che si utilizzano appunto la parola misteri ehm, che, come se ci fosse quest'alone diciamo di mistero e di cose indicibili in realtà noi sappiamo tantissimo sulla vicenda, non lo sappiamo perché questo tanto che abbiamo diciamo avuto nel tempo e con la storia ci è stato detto dalla, dai protagonisti, dalle brigatrici Rosse. Eh, sappiamo che il Memoriale Morucci, che è stata eh, la, la verità costruita dalle Brigade Rosse ehm, a seguito del, degli arresti e che è stata un po' la versione, diciamo, brigadista della storia, eh, negli anni si è capito che aveva tantissime falle e buchi, e che ovviamente tante cose non erano state dette. A partire da, dove sono le carte di Aldo Moro, dove è l'originale del memoriale di Aldo Moro, visto che doveva essere noto al popolo come dicevano le brigate rosse all'indomani del, del rapimento di Aldo Moro credo che ehm, i brigadisti eh, ovviamente eh, alcuni dei brigadisti coinvolti perché sono anche convinta che un'operazione eh, che ha messo a repentaglio la democrazia italiana e ha eh, colpito appunto al cuore come dicevano loro eh, lo Stato non non ha potuto coinvolgere solo questi dieci brigatisti che noi conosciamo dal punto di vista giudiziario. È anche normale che loro non abbiano, come dire, chiamato in correità altri che non erano stati, ehm, diciamo, individuati. Però eh, abbiamo, diciamo, come Stato, come, come, come Paese. Eh, forse ci siamo fatti le domande sbagliate fino a un certo punto. Negli ultimi anni, secondo me, molte cose sono state sono cambiate anche nel, nel dibattito pubblico. Non, non è una bella pagina, credo, quando muore una brigatista mai pentita come Barbara Balzerani che... Qualcuno inneggi alla rivoluzione, diciamo così, perché stiamo parlando comunque di uomini e donne che hanno ucciso a sangue freddo uomini inermi, ecco, quindi questo vorrei, eh, vor vorrei che non vederlo io e vorrei che non lo vedessimo come paese. E però, ecco, il fatto strano è che eh, non è tanto il... che eh, si ha a che fare con una persona che non si è pentita oggi, ma con una persona che non si è pentita ieri quando è stata rimessa in libertà.

Esattamente, eh, ma questo è una caratteristica di molti altri, eh, se vogliamo, brigadisti eh, e non solo brigadisti, perché noi parliamo sempre delle brigate rosse, però eh, diciamo anche per i giovani che magari non lo sanno che ci sono state tante altre sigle terroristiche che hanno eh, macchiato di sangue il nostro paese, sia appunto con, io parlo di terrorismi, lo no? certo. stragismo neofascista, ma anche diverse sigle, le, eh, per esempio prima lì che è stato uno insieme alle brigate rosse della, eh, dei gruppi terroristici di estrema sinistra più, più forti che ha ucciso il, il giudice Alessandrini. Molti di questi non solo appunto non, non si sono pentiti, ma ricordiamoci il primo pentito delle brigate rosse fu Pesci, che venne il, il fratello di Pesci proprio perché appunto si era pentito, venne, venne rapito e giustiziato eh, dalle brigate rosse. Quindi ecco, inneggiare a questa rivoluzione queste donne e questi uomini non hanno né fatto i conti con la storia perché credo che noi non debba più, più che altro storicamente interessarci della giustizia nel senso la giustizia avrebbe dovuto in molti casi eh, fare il suo corso in maniera diversa pensiamo a quanti sono stati rifugiati in altri paesi eh, che li hanno protetti eh, per, per molti anni alcuni terroristi non, non sono mai estradati eh, penso anche a terribili Neofascisti che non sono mai eh, venuti in Italia e non, non possiamo di certo che, permettere che passi no, la, la storia che non siamo un paese democratico in cui non è garantito il diritto alla giusta pena perché così appunto non è. C'è cioè questa. Eh, quest'area a volte di protezione nei confronti di una rivoluzione che non c'è mai stata in un paese che era democratico e io spesso quando parlo con i ragazzi eh, di questo periodo mh, cerco sempre di dirgli guardate le vittime di questi gruppi terroristici guardate chi hanno ucciso secondo me erano le persone eh, più riformiste del nostro paese eh, se pensiamo appunto a giornalisti come eh, Walter Tobaggi, a Ezio Tarantelli ho visto Carol Tarantelli in, questi, in queste ore replicare a chi ehm, appunto mh, diceva parole di, go, di cordoglio è anche giusto: no? la morte non dobbiamo eh, davanti alla morte, credo in nessun modo essere aggressivi nei confronti della persona, però certo eh, eh, prendere la Balzerania a modello, secondo me, questo è rischioso perché nessun tipo di violenza deve essere presa a modello in nessun modo, perché non è questo, penso, il modello che dobbiamo, che dobbiamo avere come paese e tantomeno dare alle ragazze e ai ragazzi. Parlava prima di eh, misteri e di eh, notizie presunte nuove che ogni tanto eh, vengono a galla. Ecco, tra le novità sul caso Moro, forse una delle più sensazionali, sono contenute in un libro pubblicato di recente eh, dal generale eh, Piero Laporta, si intitola Raffiche di bugie in via Fani. Peraltro il generale Laporta è vicino alla realtà di San Giovanni Rotondo in quanto suo padre è stato comandante della stazione dei carabinieri di San Giovanni Rotondo quando Padre Pio era ancora vivo. Ebbene, l'autore in questo libro molto particolare sostiene che Moro non era presente in via Fani e che sia stato prelevato in precedenza e inoltre scrive che l'autopsia sul corpo dello statista rivelò la presenza di fratture alle costole, probabilmente causate da torture. Alla luce della documentazione in vostro possesso, visto che voi avete questo materiale di prima mano dato dalla famiglia, eh, cosa ne pensa di queste due novità che sono clamorose? Allora, io non... Eh, eh, varie volte si è parlato del fatto, almeno ricordo un paio di eh, giornalisti che hanno detto che Moro non fosse presente in via Fani. Quello che posso dire è che non c'è nessuna prova di questo, anzi eh, i testimoni affermano di aver visto Moro eh, scendere dalla macchina, essere prelevato e portato eh, in un'altra macchina. Quello che non sappiamo è realmente dove è stato, perché via Montenevoso non può essere ovviamente stato il solo covo, come dicono eh, le Brigate Rosse. Eh, per quanto riguarda l'autopsia, sì, eh, Moro sicuramente eh, in una situazione di costrizione come quella che è stata, come lo stesso prelevamento in via Fani eh, e non sappiamo appunto. Appunto, lo spostamento mh, come è stato prelevato c'erano assolutamente eh, segni sul corpo e quindi eh, devo dire personalmente che ho ricevuto il libro del Genere la porta no, non l'ho letto quindi non posso essere specifica su il contenuto ma di sicuro eh, quello che, che so è che almeno non c'è una prova che io conosca del fatto che Moro non fosse in, quelle, in quella macchina insieme alla sua scorta appunto insieme a Leonardo e Ricci che erano i due carabinieri che si trovavano all'interno della macchina seguita appunto da eh, Iozzino, Zizzi e Rivera che erano i tre poliziotti della macchina appunto che seguiva Moro e che sono stati tutti uccisi. Ritiene eh, quindi che eh, sia utile eh, diciamo un'eventuale ulteriore indagine, un'eventuale ulteriore commissione parlamentare di inchiesta oppure ormai eh, la verità sul caso Moro si è cristallizzata a suo giudizio? Allora, io credo che eh, non, non sia più utile una commissione parlamentare eh, perché eh, sì, forse eh, lei usa il termine cristallizzare. Allora, io penso che c'è stata una sottrazione di documenti eh, e una sottrazione di prove. Questo si vede, si chiamano depistaggi, no? In, in certo, termine, certo. Sottrarre, sottrarre documentazione vuol dire. Sottrarre delle prove, eh, quello che ci manca è la verità in relazione all'organizzazione del sequestro e appunto dove fu tenuto davvero Moro ehm, in tutti, in, nei 55 giorni, il perché della scelta di ucciderlo. Perché a mio parere eh, è stata una scelta insensata nel senso le Brigate Rosse che dicono. Eh, abbiamo rapito Moro, lo sottoporremo a un processo politico e tutto quello che dirà sarà reso noto al popolo hanno Moro che parla tra l'altro Moro parla e loro capiscono bene quello che, dico, che dice perché ricordiamoci che l'unico pezzo del memoriale che esce durante i 55 giorni del sequestro è lo scritto di Moro su Taviani e quindi Moro che parla di Gladio, Moro che dà un messaggio all'esterno parlando dell'organizzazione Gladio questo le Brigate Rosse ovviamente la avevano ben compreso perché è l'unico foglio, l'unico scritto del memoriale che loro fanno uscire. Ehm, quello che non ha, non ha un senso e sulle quali io vorrei appunto una risposta delle brigate rosse è perché non divulgare il memoriale una volta che Moro stato, è stato ucciso, certo. perché già ucciderlo non aveva un senso, perché le brigate rosse Secondo me avrebbero vinto se avessero liberato Moro e se avessero reso noto al popolo il contenuto di tutto quello che Moro aveva scritto nelle lettere e nel memoriale integralmente. Noi ci troviamo a distanza di 46 anni con un ritrovamento di un reperto diciamo in due tranche: quindi una, un ritrovamento parziale nel 78 in via Montenevoso e un successivo ritrovamento nel 1990 nello stesso appartamento del 78. Però in fotocopia. E non completo. Ora, è fondamentale, l'unico potere che aveva Moro era il potere della parola, era il potere di scrivere e le Brigate Rosse avrebbero potuto utilizzare questo potere a vantaggio della loro rivoluzione se così fosse stata. E invece perché non utilizzare questo? Secondo me noi oggi dobbiamo ragionare su quel potere della parola che è stato negato a Moro durante questi 55 giorni e gli è stato negato anche dopo, perché non avere la completezza dei suoi scritti a, di a distanza di 46 anni vuol dire non avere contezza di quello che è stato, continuare a speculare su lo Stato deve trattare, non trattare le brigate rosse perché è stato fatto questo e non avere dal soggetto che è stato, è vero, in condizione, come dire, eh, comunque di costrizione perché era sequestrato, ma Mora era di una lucidità sconvolgente, lo è sempre stato nei suoi scritti, non avere contezza di tutto quello che lui diceva da quell'ottica privilegiata da sequestrato appunto alla quale era sottoposto. Il fatto di non avere a disposizione questo materiale oggi, questo secondo me sarebbe una novità. Il resto, se i protagonisti non raccontano anche nei dettagli, perché ci sono tantissime cose, diciamo anche, anche minoritarie, che non tornano, ma tantissime cose che invece sappiamo nel dettaglio e che è giusto dirle sempre con, con chiarezza perché sono nodi cruciali e certi. Quindi eh, diciamo che eh, qualcosa ancora da approfondire c'è, eh, bisognerebbe capire se in effetti quello che è stato trovato era tutto e quindi non è stato trovato altro oppure è stato trovato tutto e qualcuno ha eh, tirato fuori di questo tutto soltanto una parte e questo lascia dei dubbi su delle connivenze eh, diciamo anche di una parte delle istituzioni o, e l'altra cosa che in effetti non torna è se così fosse perché i brigatisti, se ancora credono alla loro battaglia, non eh, rendono noto il fatto che eh, il memoriale era composto anche da altre parti che, pur trovate, non sono state eh, fa, fatte conoscere all'opinione pubblica. Non so se sono stato Beh, chiaro. Sicuramente sì, sì, no, no, è stato chiarissimo. La ringrazio anche per la sintesi. Ha eh, assoluta, assolutamente ragione, cioè, nel senso, eh, gli scritti di Moro, come dicevo prima, sono la parte centrale del sequestro. Anche perché ce lo dicono, ce lo dicevano le Brigate Rosse, lo scopo del sequestro è un sequestro a scopo estorsivo per estor estorcere delle informazioni. E quindi il loro obiettivo era prendere delle informazioni dall'uomo politico che in quel momento storico aveva ricoperto diversi incarichi importanti, Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, Ministro della Giustizia e che quindi aveva una conoscenza importante delle dinamiche dell'Italia dal dopoguerra fino appunto alla fine degli anni 70. E sono questi i temi che Moro affronta. Poi dopo si è parlato, faccio un esempio, no, del Lodo Moro, imputando a Moro questa ehm, diciamo quasi strategia di occultamento delle informazioni e ehm, questi questi segreti che lui deteneva in relazione appunto il Lodo Moro, eh, per chi non lo sapesse, è un'operazione politica eh, di politica estera che tutti quanti i ministri degli esteri successivamente adottano perché in ehm, in, in quello specifico periodo storico c'erano stati diversi anche, c'era stato l'attentato a Fiumicino ehm, del 1973. Moro si rende conto che bisogna dialogare perché Moro è l'uomo del dialogo nella politica ehm, di quegli anni e, eh, e questo è testimoniato da tantissime fonti e adotta strategie di dialogo con paesi in guerra tra loro paesi anche del terzo mondo dell'africa eh, in cui nessuno era mai stato e è un uomo che conosce tantissime informazioni quindi rapire Moro e avere le informazioni che Moro ovviamente conosceva sarebbe stato importante per le brigate rosse per abbattere lo stato imperialistico delle multinazionali che loro dicevano appunto di voler abbattere anche perché lo ricordiamo bene tutti Moro eh, diciamo alla fine del sequestro inizia ad attaccare la democrazia cristiana perché si sente abbandonato capisce benissimo che lo stanno scaricando che lo stanno abbandonando perché non è più eh, necessario e perché sta dicendo delle cose anche contro il suo partito molto chiare contro uomini specifici del suo partito molto chiare quindi quanto sarebbe stato rivoluzionario liberare Moro e, e Rendere note al popolo i suoi scritti assolutamente. Per me sarebbe stato importantissimo e, diciamo, avere il memoriale anche oggi perché quello che abbiamo, come ho detto prima, è in fotocopia e è incompleto. Secondo me sarebbe una, uno slancio in più che si potrebbe fare eh, in relazione alla verità. E noi ci auguriamo che prima o poi eh, qualcuno. Eh, in, di coloro che hanno eh, la possibilità di far emergere eh, la parte del memoriale non ancora resa nota e quella parte di verità non ancora resa nota, possano, in nome della giustizia, in nome eh, del, anche di quello che dobbiamo noi ad Aldo Moro come statista, come uomo politico che ha contribuito a rendere eh, grande il nome dell'Italia e il benessere degli italiani nel secondo dopoguerra, questo, questo, tutto questo quello che non è emerso possa venire fuori. Grazie eh, direttrice Moroni per la sua chiarezza e per la sua disponibilità, grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito.